Italia 1. From the Trump Taj Mahal in Atlantic City, New Jersey, this is A Fistful of Dollars. Amiche e amici di Italia 1, a voi tutti la più cordiale buonasera. Queste immagini vi giungono dalla Taj Mahal di Atlantic City, siamo nella New Jersey. Quest'oggi parliamo di pesi massimi, un singolare torneo riservato a questa categoria oltre gli 86 kg, un tentativo da parte degli organizzatori americani di cercare qualche alternativa ai pugili che in questo momento stanno dominando la scena mondiale, ma che soprattutto devono fare la fila dietro il campione, il campionissimo in questo caso Lennox Lewis. Ne parliamo di questo torneo di Atlantic City con Paolo Vidoz, campione italiano dei pesi massimi e soprattutto interessato al torneo perché prima del parere negativo della Federazione Italiana Pugilistica naturalmente era interessato, addirittura era invitato ad essere uno degli 8 partecipanti. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, intanto scusa un secondo solo Paolo, faccio vedere il tabellone, vedete di fatto sono i quarti di finale di un qualunque torneo di tennis oppure della Coppa Italia di calcio. I quattro vincitori daranno vita alle due semifinali e poi alla fine ci sarà l'incontro decisivo per l'assegnazione di questo torneo e per incassare quei dollari che avete visto sono nella valigetta. Sì, la presentazione del torneo è stata fatta a New York, nella Trump Tower, è venuto anche Donald Trump alla presentazione con la valigetta piena di 100.000 piena di dollari e lì tutti i pugili abbiamo fatto le fotografie per questo torneo che poi a cui non ho partecipato. Non è partecipato, Donald Trump c'era anche perché il Taj Mahal è di sua proprietà. È un albergo bellissimo, un po' kitsch secondo le abitudini europee, però molto bello, elegante. Qui tra l'altro nel 1991 a gennaio su questo stesso ring Francesco Damiani ha lasciato il titolo di campione del mondo dei pesi massimi nella versione WBO contro Ray Mercer. Tu hai qualcosa da ridire sulla mancata partecipazione? Intanto stiamo per assistere al primo match che vede di fronte Derek Jefferson in primo piano e Ray Austin. Sì, io ero già stato messo nei programmi, avevo già fatto era stato già messo nella presentazione del torneo, avevo già fatto le visite mediche e tutto quanto. E una settimana prima del torneo la federazione mi ha negato la possibilità di partecipare a questo torneo. Insomma, io sono stato preso un po' in controtempo. Non sapevo cosa fare, comunque la mia decisione era quella di partecipare al torneo perché 100.000 dollari in palio erano una bella cifra, insomma. Ecco, 100.000 dollari da dividere naturalmente, non tutti quanti al vincitore. Cioè, io personalmente ritengo che in qualche modo la federazione abbia fatto bene a non dare l'autorizzazione, tu sei campione d'Italia. I tornei nel pugilato e nei pesi massimi non offrono tantissime garanzie perché sono quasi una novità per quanto riguarda l'aspetto fisico, quindi la salute, i pugili vanno tutelati, non si sa se è possibile fare due o tre riprese, poi aspettare magari mezz'ora, tre quarti d'ora, risalire sul ring. E credo quindi da questo punto di vista, per la credibilità del pugilato, che la federazione abbia in qualche modo fatto bene. Sono invece dalla tua parte quando penso che tu sei in attivo dal mese di agosto, tra l'altro l'unica tua sconfitta in carriera, una ferita sotto l'arcata sopraccigliare sinistra che ti ha fermato un paio di volte, insomma tu sei un pugile non più giovanissimo che deve combattere, anche perché devi cercare di sfruttare velocemente quelle che sono le tue caratteristiche. Esatto, e questo torneo era una vetrina che mi dava la possibilità di mettermi in vostra e di entrare nel mercato dei pesi massimi americani. Questo torneo partecipano 8 pesi massimi, sono tutti di buona caratura, ma non c'è il campionissimo, diciamo, e quindi io avevo la possibilità veramente di fare questo torneo e di mettermi in mostra. Infatti al primo turno mi era capitato anche come sorteggio di incontrare Tim Witherspoon, non più giovanissimo, ex campione del mondo. Ex campione del mondo, ne sa qualcosa Frank Bruno, lo conosce bene anche Bonnycrash Smith. E vediamo intanto il confronto fra Derek Jefferson, che vedete in calzoncini neri,
Atlanta, che è la scritta Jefferson sulla fascia. Il suo avversario è Ray Austin. Il record di Jefferson è di 26 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio, 20 le vittorie prima del limite, un record sulla carta abbastanza attendibile. Sì, questi record sono attendibili, anzi Jefferson era uno fra i favoriti di questo torneo, come possono dimostrare le sue parecchie vittorie prima del limite, però bisogna sempre guardare con chi sono state fatte queste vittorie, bisogna vedere la qualità degli avversari, quando ha combattuto, dove ha combattuto e con chi ha combattuto soprattutto. Quindi adesso è un record buono, però bisogna vedere se è reale. Certo, infatti quando ha affrontato Vladimir Klitschko per il titolo mondiale WBO è stato sconfitto in 2 riprese, però anche questo non fa testo, in quanto Klitschko è sicuramente uno dei pugili più interessanti, non è più giovanissimo ma è uno dei pugili fra i pesi massimi emergenti. Intanto avete visto, ha toccato bene con il destro Ray Austin, ma fra i due sicuramente il più attrezzato è Jefferson, si vede subito sul piano tecnico e soprattutto anche sul piano fisico, mi sembra un scalino superiore. Infatti vediamo che la chiave del match è Tim Austin, che sta cercando di tenere l'avversario alla lunga distanza con dei colpi lunghi, e l'avversario che cerca di piazzare le sue bordate, perché è un pugile che fa male. Anche perché il record per esempio di Austin in linea di massima sembrerebbe più interessante, perché 17 vittorie, 3 sconfitte un pari, 13 successi prima del limite, però qui davvero possiamo dire che non ha incontrato i pugili che occupano la parte più alta nella scala dei valori della classifica oltre gli 86 kg. Sì, vediamo intanto come si sta svolgendo il match. Questi match sono fatti sulle 3 riprese, però vediamo che mantengono un ritmo che è un ritmo da professionista, non è un ritmo da dilettante come ho fatto parecchi tornei e tutto quanto. Mi sa che ha sentito, Austin era riuscito a toccare l'avversario con un montante, ma la replica di Jefferson con un gancio stretto è stata efficace. Per un attimo ho avuto l'impressione che Ray Austin avesse accusato. Sì, infatti Ray Austin ha piegato le gambe, il colpo migliore di Williams di Jefferson, infatti è il gancio sinistro, infatti lo sta cercando di portare in continuazione, anche con queste sberle, con questi ganci si sta dando da fare. Diciamo che c'è da parte americana la necessità di far entrare qualche nome nuovo nel giro, perché un po' direi che gli americani si sono stancati di rivedere salire sul ring per combattere per il titolo mondiale i vari Holyfield, l'ha fatto recentemente contro Chris Baird, oppure Ray Mercer contro Klitschko, quindi c'è bisogno di qualche novità per rigenerare l'attenzione della gente. Questa è una novità, è un'americanata. Sì, è un torneo che credo che in Italia se verrebbe svolto non avrebbe questo successo. In America vediamo come l'hanno organizzato con... Ecco, qui hai visto il montante destro di Ray Austin e il gancio sinistro corto di Jefferson, quello che avevamo appena sottolineato, sicuramente la cosa più bella assieme a questo diretto destro della prima ripresa. Eccolo qui il gancio sinistro, preciso proprio alla punta del mento. Quindi vedremo in questa seconda ripresa, è toccato subito da Jefferson, Ray Austin va al tappeto, forse in maniera ingenua. Credo che non ce la farà, credo. All'inizio della seconda ripresa fa molto bene l'arbitro ad intervenire in questo caso e a sospendere il match, quindi a segnare la vittoria a Derek Jefferson, che è dunque il primo vincitore dei quarti di finale di questo torneo in corso di svolgimento alla Taj Mahal, l'albergo più importante di Atlantic City nel New Jersey, è proprietario di Donald Trump, un uomo che tra l'altro ha reso splendide tantissime serate di grande box nella stessa Las Vegas. Sì, è proprietario di molti casinò e quindi anche fa girare molti soldi. Quando ci sono queste riunioni di box a Las Vegas o a Atlantic City, il 50% degli invitati sono i maggiori clienti del casinò. Quindi immaginiamo in una serata un buon cliente di un casinò quanto può lasciare sui banchi. Abbiamo rivisto al replay il colpo risolutore, questo largo gancio sinistro d'approccio con il destro colpevolmente basso da parte di Ray Austin, ma sicuramente Austin accusava già l'unico colpo preso nel corso della prima ripresa. È per lui la quarta sconfitta in carriera.
queste sconfitte in questo torneo non vengono a toccare il record di ogni tanto pugile. Guardiamo, abbiamo visto per un attimo gli americani vanno pazzi per le percentuali, il numero di colpi portati, quanti messi a segno, e dobbiamo dire che la percentuale è piuttosto scarsa, eh? Sì, questo torneo e questo incontro, diciamo, non era proprio in tre riprese è difficile fare questi incontri qua. Questi sono incontri che secondo me un buon dilettante di livello europeo potrebbe fare la differenza. Scusa Paolo, sulle immagini del verdetto favorevole a Derek Jefferson, vincitore per KO, diamo la linea alla regia, ci ritroveremo fra pochissimo per seguire Williams Thompson. Amiche e amici di Italia 1, siete nuovamente collegati con la Taj Mahal di Atlantic City, torneo di pugilato fra i pesi massimi. Dopo la vittoria di Derek Jefferson contro Ray Austin per KO alla seconda ripresa, assisteremo al confronto che vede di fronte Jeremy Williams e Anthony Thompson. Con me Paolo Vidoz, campione italiano dei pesi massimi, grande protagonista alle ultime Olimpiadi Sydney, protagonista anche sfortunato, e doppiamente sfortunato perché doveva partecipare a questo torneo il divieto assoluto da parte della Federazione Pugilistica Italiana e poi anche una ferita, l'arcata sopraccigliare sinistra, gli hanno impedito di risalire sul ring dall'ultimo match disputato sempre negli Stati Uniti nel mese di agosto 2002. Tu abbiamo interrotto, io ti ho interrotto sulle immagini conclusive di Jefferson Ray Austin quando affermavi che un buon peso massimo europeo, anche dilettante, potrebbe su questo ring fare la sua bella figura. Sì. Mi sembra un'affermazione un po' pesante, nel senso che privilegia e quindi sarebbe una testimonianza della bravura dei pugili europei a livello dilettantistico, però è anche un po' una condanna nei confronti di questi pugili che hanno tutti un'età variabile fra i 30 e i 34 anni e che hanno anche un record discreto, lo stesso di Anthony Thompson, 17 vittorie, una sola sconfitta, 9 vittorie prima del limite. Forse non sono riusciti ad entrare nel giro giusto, e tu lo sai benissimo, se non entri nel giro giusto, combatti poco, a un certo punto anche le qualità, invece di essere esaltate, vengono mortificate. A livello, nella mia esperienza americana, devo dire che a livello professionistico sulle tre riprese non riescono a esprimere tutta la loro fisicità e la loro potenza i pugili americani, mentre un dilettante penso che con la tecnica che possiede riuscirebbe a fare la differenza sulle tre riprese. Per questo da qui viene la mia affermazione, sulle tre riprese è un discorso, se lo mettiamo un match sulle otto allora il discorso cambia. Siamo in qualche modo posso essere d'accordo con te, perché poi il discorso delle 5 riprese di 2 minuti ciascuno ha cambiato completamente le carte in tavola. Qui si tratta di colpire veramente l'avversario e quindi vedersi attribuire un punteggio per quello che realmente succede sul ring, invece fra i dilettanti con quelle macchinette sì. La cosa è davvero infernale. Intanto vediamo che c'è subito il tentativo di Thompson di portarsi in avanti. No, è Jeremy Williams, sì. Il pugile più, di colore più chiaro, sì, è un moreno, è un pugile che ha una quarantina di incontri, ha moltissime vittorie prima del limite, però anche qui le vittorie prima del limite sono venute con avversari, diciamo, di scarso valore, infatti ha una cifra di incontri vinti per KO la prima ripresa. È un pugile che attacca sino dall'inizio cercando di mettere le sue bordate e di vincere subito prima del limite. Invece il suo avversario è un pugile mancino, lo osserviamo che è molto tranquillo, anche me lo ricordo quando facevamo il peso per questo torneo, è un pugile silenzioso, tranquillo. Il suo soprannome è detto Big Seven, pensate che ha ben 7 figli, e quindi notare la pazienza che deve avere un pugile così con 7 figli. E che vuol dire? Notiamo che è un mancino impostato molto tranquillo, è un attendista. L'attendista, mentre l'avversario è uno che cerca, è più basso di lui e cerca di accorciare la distanza. E deve per forza di cose, ma non è facile accorciare la distanza, anche perché non mi sembra che abbia l'approccio con i colpi, l'efficacia per poter accorciare la distanza e far male, costringere il suo avversario ad abbassare la guardia. Esatto, questo Jeremy Williams era dato anche uno fra i favoriti di questo torneo, perché vanta anche una lunga carriera da dilettante, quindi oltre al suo record da professionista anche molti match da dilettante. Invece Jeremy Williams, il suo avversario Anthony Thompson è un pugile che ha iniziato la box circa 3-4 anni fa e vediamo da come si muove, cioè, è iniziato nel 2000, esatto, 27 gennaio, e da come che sta su ring invece sembra di vedere un
un pugile molto esperto. Infatti vediamo che l'asse... Anche perché non è più giovanissimo, anche questo ha 31 anni, quindi anche Anthony Thompson. C'è da dire tra l'altro che Jeremy Williams ha fallito i due grandi appuntamenti della sua carriera. Il primo nel 1996 contro Akin Wonde, perdendo per capo alla terza ripresa, c'era in palio il titolo vacante dei pesi massimi nella versione WBO. E poi l'ultima sconfitta nel 2000 contro Brian Nielsen a Copenaghen, e il danese è stato avversario di Mike Tyson, l'ultimo prima della sfida di Tyson a Lennox Lewis. Sì, questo Brian Nielsen è un pugile buono e solido, concreto, quindi vediamo che Jeremy Williams ogni volta che si è trovato davanti a dei pugili veri ha fallito, insomma, ha sbagliato di giocare le sue carte. Adesso vediamo questa lettura di questo match e continua con questi ganci larghi a centrare, di entrare nella guardia del suo avversario, ma è molto intelligente questo mancino. Bello questo destro in uscita, proprio sul finire dell'incontro avrebbe da protestare qualcosa, ma l'arbitro vediamo che non ne vuole assolutamente sapere. Qui certo è un po' anomalo come match di pugilato fra i pesi massimi. Intanto qui abbiamo l'intervista a Derek Jefferson, il vincitore, ricordiamolo, del primo turno di questo torneo, che incontrerà il vincente di questo match che stiamo guardando adesso. E quindi direttamente interessato a questo confronto. Dicevo, un po' anomala comunque la situazione fra i due pugili, un pugile più basso, l'altro notevolmente più alto, che va a cercare la distanza, e qui ci viene fatto rivedere, perché lo sta commentando Jefferson, questo splendido sinistro d'approccio preciso alla punta del mento. Bravissimo Jefferson, però anche Ray Austin ingenuo, perché al suono del gong, con l'avversario che ti viene subito sul viso per piazzare i colpi, dovresti cercare di tenere le mani abbastanza alte e soprattutto più attento. Sì, si è fatto trovare impreparato, invece vediamo qui che Anthony Thompson non si fa trovare impreparato alle sberle di Williams. Infatti adesso continua a martellarlo col suo jab destro e con una guardia molto accorta riesce a trovare la chiave di questo match. E invece lo vediamo anche alla corta distanza come se la cava molto bene. L'arbitro anche lascia correre molto, gli arbitri americani sono abituati a far correre il match, non interrompono quasi mai, a meno che non ci sia un break da dare o qualche scorrettezza grave. Beh, un po' tutto fa parte dello spettacolo, e anche perché l'atteggiamento dei pugili americani e poi quello che gli americani lo diventano con il tempo è quello di provocare l'avversario, di inventare sempre qualcosa che non risponde ai canoni e alla correttezza del pugilato, ma che comunque rispetta i canoni della spettacolarizzazione dell'evento. Esatto, gli americani gli piace molto lo spettacolo, i pugili detti sì spettacolari, cioè loro considerano questo Jeremy Williams un pugile spettacolare, perché è uno che fa ganci, fa spettacolo. A me devo dire che invece è un debole per Anthony Thompson, che è un pugile più, io lo considero più pugile, notiamo com'è una guardia più... No, molto attento, una buona tecnica, qui si fa però centrare dalla sinistra dell'avversario. La mia impressione è che sia troppo lento, e quindi ecco per questo... Ma qui addirittura Williams, una brutta scorrettezza, sì, di Williams. Qui forse nel catch andrebbe bene, vediamo che giusto l'intervento da parte dell'arbitro, che probabilmente vuole richiamare, lo fa, richiama ufficialmente Jeremy Williams e viene tolto un punto. Ricordiamo che per la vittoria viene assegnato un punto per ogni ripresa, vengono assegnati 10 punti, 10 a 10 se l'incontro è pari, se la ripresa è pari, 10 a 9 se viene vinta da un pugile, se c'è un knockdown vengono dati 2 punti di penalità, quindi adesso William si trova già a salire la china con questa munizione. Cioè, questo è vero, però se vogliamo fare qualche riflessione su Anthony Thompson, diciamo anche che oltre alla lentezza, la mia impressione è che abbia una certa difficoltà nell'approccio dell'avversario, quindi non sempre, per esempio con un avversario molto più basso di te, con un lungo inferiore, lo fa avvicinare un po' troppo. E credo che questo possa essere un limite di fronte a un avversario come Jefferson, per esempio, che sa portare i colpi sia sulla media che sulla distanza. Sì, su questo ti do ragione, però sulle tre riprese, lui adesso ha lasciato scaricare la prima ripresa Williams. Adesso piano piano, anche notiamo in questa seconda ripresa come sta uscendo. Tre riprese sembrano poche, però in realtà sono molte, sono 9 minuti da combattimento, e se non te li sai gestire bene finisce la benzina subito. Ecco, fino a che punto si è condizionati pensando per esempio che se vinci devi disputare in teoria sulla carta altri 2 incontri? Io penso che quando sali sul ring pensi solo al match che hai davanti, non pensi a risparmiare energie o meno.
e quindi quando sei sul ring non fai lo sparanino, ma pensi solo a vincere. Ricordiamo che in ogni match qui ci sono in palio $5,000, praticamente al vincente andranno $5,000 e poi a chi vincerà il torneo verranno assegnati $85,000 più i $15,000 assegnati per la vittoria dei tre match. Quindi questi sono i $100,000? Esatto, $100,000 complessivi. Così viene, ecco, vediamo la scorrettezza qua. Qui perché tenta di tirarlo su, ma soprattutto ha provato a dargli una spallata e anche una testata, non cercando la testa, però è un'azione palesemente scorretta. E io ho l'impressione che quando un pugile si esibisce in maniera poco ortodossa come questa, oddio, nemmeno Thompson scherza con questo colpo sulla nuca, però uno cerchi la squalifica. No, questo Williams l'ho visto anche quando facevamo il peso per questo torneo, era uno veramente molto sbruffone, e come uno sbruffone fuori dal ring lo fa anche nel ring. Invece Williams, me lo ricordo, una persona silenziosa, sempre a parte, tranquillo, invece lo vediamo come sul ring sia tranquillo e faccia valere quello che è. Adesso vediamo come martella con i jab e cerca di tenere l'avversario lontano dal suo avversario e non si fa colpire, non si fa trovare. Ha un'ottima difesa. Sì, questo è vero, però rimango del mio parere, lo fa avvicinare un po' troppo, visto in prospettiva il modo di combattere di Anthony Thompson, forse giustifica un record che è piuttosto interessante, l'abbiamo già ricordato, però non ha mai incontrato avversari di un certo livello. Sì, su questo posso essere d'accordo, però è un pugile anche che è passato professionista 3 anni fa, quindi con 17 incontri diamogli ancora un po' di tempo per crescere, per vedere se farà qualcosa. Glielo diamo, via, dai, glielo diamo. Sì, intanto il match sta andando avanti, non ci sono colpi spettacolari, ma vediamo sempre Thompson che sta martellando il suo avversario e lo sta facendo innervosire, perché non riesce a dargli la distanza, non riesce a fargli entrare, a portare i colpi che vorrebbe. Vuole. Questa volta è riuscito però parzialmente a toccare Jeremy Williams, prima con il destro e poi il sinistro, la replica di Thompson con il gancio sinistro, che poi forse era anche un mezzo montante, il colpo era un po' girato. Ecco, qui sta tentando. Adesso Williams sta legando, l'ha sentito questo colpo, e adesso stanno giocando un po' al corpo a corpo. Mi sembra più attivo Thompson al corpo a corpo, lavora molto bene mettendo le braccia all'interno del corpo dell'avversario. E questo è importante, riuscire a mettere le mani dentro. Sì, perché riesci a lavorare e comandi tu praticamente quando sei al corpo a corpo. Queste sono le cose che ti insegnano sempre in palestra tutti i maestri americani. Vedo che ti agiti nel commentare, perché probabilmente vorresti avere i guantoni, rivedendo questi incontri vorresti essere lì. L'ultima volta che ho combattuto è stato il 17 agosto, sempre qui al Taj Mahal, praticamente sullo stesso ring, nella stessa arena. Non porta bene ai pesi massimi italiani, perché ci hai perso Francesco Damiani. Sì, io ho perso per motivi abbastanza sciocchi. Dimmi la verità, ti eri allenato bene? Sì, mi ero allenato bene. Il fatto è che ho sbagliato l'alimentazione il giorno del match, ho mangiato troppi zuccheri semplici, miele, e alla sesta ripresa ho finito la benzina, ho avuto un calo di energia totale, una specie di crisi di fame, quello che capita ai ciclisti, e lì è stato un sbaglio imperdonabile. Infatti ho perso le 2 riprese, che ero senza benzina, e lì ho perso il match, anche se sinceramente mi potevano dare anche qualcosina in più. E poi adesso invece c'hai problemi contrattuali che ti tengono lontano dal ring. Sì, io ho firmato un contratto con Di Bella, il manager Kerky, adesso devo un po' appurare e rifinire questi contratti, perché ci sono alcuni problemi. Va bene, l'importante però è che tu ti stia allenando, Sì, sì, cerchiamo di smaltire. Peccato che non ti possano vedere i telespettatori, c'è questo barbone mal si accompagna ad un pugile, anche se qui vediamo per esempio che Anthony Thompson c'ha una barba, però questa è più corta e anche sì, più... Io da dilettante avevo sempre questo difetto della barba, e non era più di qualche volta ho dovuto tagliarmi negli spogliatoi, perché da dilettante è vietato combattere con la barba, è una questione igienica, dicono che quando ti tagli o hai qualche scorazione non si può vedere il taglio, quindi è una cosa antigenica ed è proibita dal regolamento. Sì, oppure o se... altrimenti deve essere cortissima come questa, come potete vedere, da parte di Thompson, è anche curata, è uno che guarda molto all'immagine questo Thompson. Tanto attendiamo il verdetto sarà molto, vediamo, ecco, Thompson vediamo, ha portato 212 colpi, 51 a segno, sono veloci gli americani nelle statistiche, non danno nemmeno il tempo di verificare la percentuale. Adesso vediamo chi sarà il vincitore. Mi sembra che sono tutti e 2 pugili molto fiduciosi.
Beh, uno perché ha fatto il match, nel senso che ha attaccato di più, l'altro perché ha messo a segno i colpi più efficaci. Nel professionismo conta l'efficacia dei colpi, c'è questa parità fra i due, ecco. E però supera il turno Thompson, Anthony Thompson, per aver portato il maggior numero di colpi. Sì, praticamente qui viene utilizzato quasi un criterio da dilettante, infatti ecco, vediamo, vedi, le percentuali. Alla fine vincerà Thompson, perché giustamente, perché ha fatto meglio, qui dicono, sul computer. Anche a mio parere, comunque, a meno che non ci siano le solite macchinette come fra i dilettanti, quando uno porta 5 colpi consecutivi, la metà. E andiamo avanti con il torneo. Questo Tino Witherspoon è un nome famoso del pugilato mondiale, è stato campione del mondo dei massimi, quando essere campione del mondo dei massimi era una cosa che contava. Questo davvero ha incontrato tutti i più forti pugili al mondo, ha battuto per esempio nel 1986 Frank Bruno per KO tecnico all'undicesima ripresa, un match dominato da Frank Bruno, che però nel momento clou se la fa un pochino addosso. Vediamo l'avversario di quest'oggi, Israel Garcia, e Bruno negli ultime riprese aveva l'abitudine a mollare un pochino, gli veniva il braccino del tennista, perdeva in lucidità, bastò un pugno di Witherspoon per mandarlo KO. In questi giorni che io dovevo incontrare al primo turno proprio Tim Witherspoon, in questi giorni tutti i consigli che mi avevano dati dalla palestra proprio mi dicevano di stare attenti al gancio destro di Tim Witherspoon, che era la sua arma migliore. Infatti avevamo già preparato delle controarmi per batterlo. Ricordiamo, adesso Witherspoon però è un pugile di 45 anni, adesso ha fatto 3 incontri già a rientro, ma l'ultima volta ha perso per KO la quinta ripresa con Lu Savarese, che è stato un ex avversario di Mike Tyson. Sì, diciamo una figura vergognosa quella di Lu Savarese, perché appena vide salire, arrivare sul quadrato Mike Tyson, era già impaurito e di fatto è andato al tappeto senza aver subito un vero e proprio colpo. Esatto, è stato quasi un match farsa questo. Io anch'io l'ho visto per TV e sono rimasto veramente deluso. Però del resto, quando sali con i pugili come Tyson, che hanno una nomena che ti porta sul ring, ti fa già paura prima di salire sul ring, questi sono i rischi. Un record interessante è quello di Israel Garcia, come potete vedere 14 vittorie, una sola sconfitta ai punti in 6 riprese contro Taurus Sykes. Anche Garcia non ha affrontato avversari di rilievo. Comunque siamo curiosi di seguirlo. Calzoncini neri con fascia banda rossa per Israel Garcia, calzoncini bianchi per il terribile, ma credo che non lo sia più, Tin Witherspoon. Sì, vediamo. E qui viene propagandato il match tra la Chris Martin, sicuramente la donna più forte al mondo. No, la io più brava questa di tutti, anche se la Laila Clay è stata recentemente premiata ed eletta come il pugile più interessante per il 2002, questa fa male sul serio. Guarda, io di box femminile non mi intendo tanto, ho visto qualche match e sono rimasto un po' perplesso, però qui devo spezzare una lancia a favore del pugilato italiano. Noi abbiamo la Simona Galassi, che ha vinto 2 titoli mondiali e secondo me è la pugilessa più forte in assoluto a livello, diciamo, mondiale anche, perché non si vincono a caso 2 titoli mondiali consecutivamente a livello amatoriale. Adesso vedremo cosa farà nel prosieguo della sua carriera, se da amatore o da professionista, ma io punterei molto su questa ragazza. No, le facciamo sicuramente i complimenti e non dobbiamo dimenticare che noi siamo in possesso anche di un titolo europeo femminile. Sì, se non mi sbaglio è la Moroni. È la Moroni. Sì, quindi pugilato con la Rosanna Conti Cavini, che organizza, sì, per lei, insomma, ha messo in evidenza un bel talento. Va bene, però le donne danno l'impressione di essere parzialmente comunque il buon futuro del pugilato italiano, visto che sì, ne abbiamo di brave. È un movimento in crescita esponenziale, forse che compensa invece la crisi di vocazioni a livello maschile. Ma intanto osserviamo come si svolge questo match. Vediamo Garcia, che è un pugile più leggero di Witherspoon, il peso lo deve più che altro al suo pancione, non alla sua fisicità, però adesso si è un attimo di stasi e stanno lavorando al corpo a corpo. Adesso esce dal corpo Garcia e cerca di anticipare o di lavorare con la sua velocità. Diciamo anche che comunque Witherspoon, per i 45 anni, classe 1957,
è un pugile che si tiene abbastanza bene, perché abbiamo visto dei rientri sul ring con tanto adipe davanti, con una pancetta bella e pronunciata. Certo, non può più avere l'elasticità, la velocità, e soprattutto credo che non possa avere l'intuito che ne ha contraddistinto il momento migliore della sua carriera negli anni Ottanta. Però fa valere l'esperienza. Vediamo qui che si muove abbastanza bene, però è un pugile vecchio, cioè a 45 anni non hai i riflessi, non hai la velocità. L'unica cosa che ti rimane è la potenza. Però questo Garcia mi sembra più veloce, mi sembra un po' più attivo. Adesso vedremo come si svolgerà il match. Siamo alla prima ripresa, sta finendo quasi la prima ripresa, io la darei quasi in parità. Sì, comunque è un match che da questo punto di vista, cioè se dobbiamo attenderci dal torneo magari un nome nuovo da proporre assieme agli altri, credo che non possa venire certo dal confronto fra Tino Witherspoon e Israel Garcia. Il portoricano, l'hai già sottolineato tu, è un pugile piuttosto leggero, non fa male e soprattutto non ha dato l'impressione nel corso della prima ripresa di riuscire a approfittare della lentezza dell'avversario per toccare e venire via. Quando pensiamo che gli ultimi 30-40 secondi è rimasto alle corde attendendo un attacco improbabile di Witherspoon, il giudizio non può che essere per il momento parzialmente negativo. Adesso vediamo i consigli che gli avranno dato dall'angolo. Ricordiamo che fra i migliori maestri che abbiamo al mondo vengono considerati i maestri portoricani, ce ne sono parecchi. Non ricordo, cioè, a me mi allena José Rosario, che è portoricano, ma poi c'è anche Oscar Suarez, che è l'allenatore di Ahmed. Quindi la scuola portoricana è una scuola molto buona. Adesso vediamo cosa gli hanno detto a Israel Garcia, ma l'incontro non cambia molto. Vediamo sempre Witherspoon che cerca di sfruttare la sua maggiore esperienza portando l'avversario a corpo a corpo. E cerca di non fare il match, questo è l'interesse. Il più vecchio, una carriera logorante alle spalle, il desiderio di risalire sul ring a dispetto dell'età, magari di ripercorrere le tappe che a suo tempo, ma in maniera più decorosa, ha percorso George Foreman al tempo del suo rientro. E ricordo agli amiche e agli amici di Italia 1 che ci stanno seguendo che queste immagini vi giungono dalla Taj Mahal di Atlantic City. È un torneo inedito fra pesi massimi, il desiderio di proporre un nome nuovo in alternativa agli altri che stanno dominando la scena, in attesa che lo stesso Lennox Lewis, quale ha promesso di chiudere l'attività entro la fine dell'anno, al massimo i primi mesi del 2004, e vanno a cercare tra i pugili stagionati oppure fra quelli che hanno un record interessante ma che sono rimasti spesso fuori dal giro importante. Qui con me è Paolo Vidoz, campione italiano dei pesi massimi e destinato in partenza a partecipare a questo torneo. Sì, Witherspoon probabilmente vorrebbe... Ecco, ricordiamo, Witherspoon è quello con i calzoncini bianchi, il portoricano è con calzoncini neri. Sì, Witherspoon penso che vorrebbe ricalcare la carriera che ha fatto adesso Ray Mercer, che è rientrato anche lui a 40-42 anni e ha incontrato Klitschko perdendo per KO alla quinta ripresa, però ha perso prendendo una borsa di $400,000. Però io Ray Mercer l'ho visto combattere a Copenaghen il giorno di Brian Nielsen, Mike Tyson, vincere per KO la quinta ripresa, non aveva di fronte un avversario terribile, non ricordo il suo nome, però in quell'occasione per due riprese Ray Mercer fece delle cose veramente belle, anche perché poi ci corre qualche anno di differenza. Ray Mercer tra l'altro è stata medaglia d'oro nei pesi massimi, esatto, alle Olimpiadi di Seul nel 1988. Sì, anche lui è stato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seul nell'88, ma nella categoria dei super massimi, battendo Riddick Bowe in finale, perché allora combatteva con la bandiera canadese. Esatto, e anche per questo Lewis non è un pugile che è molto amato, perché non è amato né dagli inglesi né dagli americani. Dagli americani perché è inglese o canadese, dagli inglesi perché ha vinto la medaglia alle Olimpiadi con la bandiera del Canada. Allora quindi... fece molto bene della Hoya, conquistò la medaglia d'oro. Intanto si conclude la seconda ripresa del confronto fra Israele Garcia, calzoncini neri, e Tim Witherspoon, calzoncini bianchi. Fece molto bene della Hoya, non appena conquistò la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona, tirò su sia la bandiera americana, statunitense, sia la bandiera messicana per ricordare l'origine della madre.
Sì, De La Hoya, detto anche Golden Boy, è un pugile che ci marcia molto bene su questa sua doppia cittadinanza. Infatti alle conferenze che stampa che fa prima dei mondiali fa una in inglese e una in spagnolo, appunto per la televisione. Però gli americani l'hanno subito adottato, già prima di debuttare al professionismo era sotto contratto con borse che andavano dagli 800 milioni in su, progressivamente. Sì, è un pugile che si vende bene perché è conosciuto, anche inciso un CD, non so la qualità della musica che fa, però è un pugile che vende veramente bene ed è conosciuto. Detto da te è quasi un complimento, perché tu quello che pensi dici e sei anche caustico nei giudizi. Allora ritorniamo a questo confronto, perché abbiamo due minuti da seguire per un match che è comunque molto aperto, un match che Israel Garcia non è riuscito a portare dalla sua parte sfruttando l'età, l'agilità, e che Witherspoon l'ha portato dalla sua nel tentativo di bloccare l'avversario sulle corde, nel cercare di non fargli portare dei colpi, perché bisogna essere bravi nel non farli portare all'avversario e poi cercare di piazzarne uno ogni tanto per condizionare i giudici che devono poi emettere il verdetto. Sì, sta facendo qualcosa di più Garcia, sta portando qualche colpo in più, però il match non cambia di molto. C'è sempre Witherspoon che porta l'avversario alle corde e cerca la corta distanza, e c'è Garcia che ogni tanto fa qualche scarica e che anticipa l'avversario. Osserviamo una guardia bassa e spavalda, anticipa coi colpi e ogni tanto mette. Ah, qui abbiamo un gancio sinistro di E poi anche il diretto sinistro di Witherspoon. Molto bello, è un frammento di quello che Witherspoon sapeva fare in passato. Penso che Witherspoon è l'ombra del campione che è stato 10 anni fa, penso non avrebbe fatto fare una ripresa a questo Garcia, però adesso sale sul ring a 45 anni e tanto di cappello lo stesso. Questo è vero. Anche qui bisognerebbe considerare eventualmente quali conseguenze ci possano essere sul piano personale, fisico naturalmente, per combattere a questa età, anche se questo Garcia non è dotato di un pugno che possa far male. E qui vedi, ci sono i limiti di Garcia, perché quando Witherspoon va fuori misura con questo gancio piuttosto largo e non ha la prontezza per rientrare immediatamente, è una condanna. Comunque, sì, l'unica cosa di terribile che ha Witherspoon è la scritta sui pantaloni, ormai davanti c'è il suo soprannome Terrible. Scusate il mio inglese, ma sebbene sono 2 anni in America non ho ancora imparato, me la cavo con un po' di friulano, bisiaco e spagnolo. E allora assistiamo proprio agli ultimi secondi di questo confronto, porta un montante destro Israel Garcia, interviene l'arbitro, è finito il match. Prima del verdetto, linea alla regia per la pubblicità, fra poco. Amici e amici di Italia 1, siete nuovamente collegati con la Taj Mahal di Atlantic City, siamo in attesa del verdetto per il match che vedeva di fronte Tim Witherspoon nelle immagini e Israel Garcia, portoricano, incontro che è finito lì, ci vuole un vincitore, bisogna sapere chi passerà il turno e quindi andrà a esibirsi anche nelle semifinali di questo inedito torneo dei pesi massimi. Qui accanto a me c'è Paolo Vidoz, sentiamo il verdetto e la vittoria va, sia pure di misura, a Israel Garcia. Tu Paolo Vidoz avresti dovuto affrontare Tim Witherspoon perché dovevi partecipare a questo torneo, avendo visto tra l'altro la vittoria assegnata a Garcia, un po' di rammarico in più. Ti dirò che il rammarico c'è, perché un Tim Witherspoon fermo davanti ai colpi, che non si muoveva e cercava sempre questa media distanza, fare un bel match. Ora assisteremo al confronto che vedrà di fronte Morris Harris e Gerald Nobles, e quindi per sapere tra l'altro chi affronterà nella semifinale Israel Garcia. Sappiamo infatti chi si affronterà nella prima semifinale, saranno Anthony Thompson e Derek Jefferson. E andiamo su due pesi massimi che hanno due record, se vogliamo, abbastanza singolari. Il record di Harris è di 18 vittorie, 12 sconfitte, 10 le vittorie prima del limite, quindi questo è un pugile che ha sofferto abbastanza sul ring. No, è un pugile che questo ha un record vero. Io con Morris Harris è più di qualche volta che mi sono allenato. Quindi vuoi dire per esempio che il record di Nobles non è vero, perché ha 19 match e 19 vittorie e di queste 15 prima del limite. Esatto, bisogna sempre valutare con chi ha combattuto Gerard Nobles. 19 vittorie e 0 sconfitti, ma con chi? Chi sono stati gli avversari? Invece Morris Harris è un avversario che
e dal ring da tanti anni. Ecco, per esempio è stato sconfitto nel 2001 da Chris Baird. Chris Baird è l'attuale campione del mondo dei pesi massimi nella versione IBF e ha perso tra l'altro alla 12ª ripresa. Sì, è un pugile quindi vero. Anche solido. Esatto, è un pugile vero, c'è il suo record. Tra l'altro è stato anche fare lo sparring di Mike Tyson. Quindi è anche lo sparring di Paolo Vidoz, bon, questo è un po' meno importante, però sì, è un pugile che... Ma facevate davvero a pugni? Sì, io mi alleno alla Red Brick Gym di Newark ed è capitato circa un 7-8 volte, abbiamo incrociato i guantoni insieme, lui doveva preparare un match sulle 10 riprese, io dovevo fare un incontro e ci siamo dati delle belle botte, ci siamo dati. È un pugile viene chiamato Sugar, ricorda diciamo un po' a Lee, ha questo modo di boxare con le mani basse usando molto il jab. L'importante è che come Sugar non ricordi i due Sugar della storia, sia Robinson che Leonard, insomma, perché altrimenti non avrebbe partecipato a questo torneo. No, ma è un peso massimo di buone speranze. Invece questo Nobles non lo conosco, vedremo cosa saprà fare sul ring e vedremo cosa dice il suo record e la qualità che ha. Sì, è uno che non ha combattuto tantissimo perché ha debuttato al professionismo nel 1995. C'è una certa discrepanza fra il record che abbiamo noi e il record che appare in sovraimpressione, perché noi abbiamo 20 match e 20 vittorie, dall'altra parte 19 match e 19 vittorie, e qui si parla di 20 match vinti e di una sconfitta. Sì, adesso vediamo come si svolgerà questo match. Ecco, allora diciamo anche che Nobles ha i calzoncini bianchi. Sì, diciamo lo riconosceremo per il suo fisico che non è diciamo proprio scultoreo. Sì, questo Nobles, vediamo come si muove, adesso cerca di accorciare la distanza col jab. Vediamo come danza bene sulle gambe Harris, portando ogni tanto questo colpo. Ecco, intanto fa un po' sorridere il fatto che tu dica non è un peso massimo dal corpo scultoreo, considerato che difficilmente in Italia e in Europa troviamo dei pesi massimi dal fisico scultoreo, a diversità di quanto accade invece negli Stati Uniti. Sì, negli Stati Uniti. Anche se poi c'è gente come Botta, c'è gente come Brian Nielsen, gente come Cooney, non è che... avessero questi fisici alla Cassius Clay, insomma, o alla Lewis. Sì, però questo Nobles tanto al peso ha fatto registrare 239 libbre, più o meno si dovrebbe attestare intorno ai 110 kg, ma guardando il fisico che ha dico che gli possiamo togliere tranquillamente 20 kg di lardo. Poi si trova ad affrontare un avversario che ha 1,93 m d'altezza e quindi uno che potrebbe tenerlo a bada lontano, e c'è una grande diversità fra i due anche sul piano tecnico. La mia impressione è che Harris giochi un po' come il gatto con il topo e che voglia fare il match, controllarlo senza esporsi a rischi per risparmiare anche le energie, così di primo acchito dopo un minuto e mezzo dalla prima ripresa. Questa è la box di Harris, gli piace giocare, muoversi sulle gambe, lavorare d'anticipo col jab e ha questi colpi ottimi, insomma, diciamo questi spostamenti anche, è veramente buono Harris, è un pugile da non sottovalutare anche se questa guardia ogni tanto gli fa prendere qualche colpo. Nel 97 Harris ha combattuto anche contro Larry Holmes, ha perso con un verdetto non unanime, ai punti in 10 riprese, bello questo gancio sinistro con un saltello, ancora con il destro da parte di Harris. Dobbiamo dire che per essere un peso massimo in effetti ha una certa mobilità, ecco, si muove. Sì, si muove molto bene, è anche sicuro di sé, cioè, ha i tempi sulle gambe ed è veramente buono. Invece questo Nobles fa il gioco di Harris praticamente, gli va avanti lento, scomposto, portando ogni tanto qualche sventola, quindi diciamo è lo sparring ideale per fargli fare una bella figura a Harris. Però ti posso dire che i due si sono già affrontati nel 1996, ha vinto in 3 riprese proprio Nobles. Qui vedi... Quindi il precedente fra i due, chissà, forse l'inizio della carriera dei due è stata diversa. Esatto. O forse Harris ha iniziato a combattere, tu dici, fa lo sparring partner, quindi magari veniva inserito all'ultimo momento in qualche riunione, non è mai stato pugile di grandi ambizioni e probabilmente in avvio di carriera ha pagato più del dovuto rispetto a quelle che potevano essere le sue qualità.
Esatto, ma lo sai, se all'inizio della tua carriera non hai un buon manager, un buon procuratore e non sei curato, all'inizio non ti guardano tanto gli avversari, ti fanno combattere e basta. Magari in quel momento, in quel periodo, non era Nobles, non era l'avversario giusto per Harris. Adesso vediamo che un pugile è cresciuto, migliorato tecnicamente, fisicamente, diciamo completo, ma adesso vediamo un buon Harris. 3-4 anni fa non so com'era, però anche le 12 sconfitte che ha sul suo record dimostrano che è un pugile che l'esperienza se l'è fatta sul ring. Per l'IBO Morris Harris vale il 32esimo posto in classifica, quindi un pugile nel 30esimo posto, e queste posto. Sono classifiche a prescindere dall'appartenenza a questa o a quell'altra sigla, eh? Quindi parte da Lennox Lewis. Sì, io addirittura avevo sentito che era un pugile che valeva dalla 12esima alla 20esima classifica mondiale. È un pugile buono, vediamo la sicurezza che ha sul ring, questi jab veloci come anticipa, mentre l'avversario non so se viene da uno stop. Qui è bravissimo con questo doppio sinistro, eh. Certo, facile portarlo contro un avversario che difficilmente ti può mettere e poi ti arriva frontalmente, ma comunque... No, è un ottimo pugile. La tecnica c'è. Sì, guardiamo come si muove e anche la sua presenza che ha sul ring. È un pugile che fa sentire la sua presenza e la sua personalità. Adesso aspetta l'avversario, lo anticipa col jab, ha un jab velocissimo e pungente, fa anche male. Il match non cambia, l'avversario ha capito che se più avanti. Notiamo bruttissimo questo tentativo di gancio. Fuori misura anche Harris. Quanto sia importante, come dicevi tu, avere il manager e l'organizzatore giusti in questo caso alle spalle, quanto sia importante. Io ricordo un pugile cubano, avversario di Mike Tyson e sconfitto soltanto per KO alla nona o alla decima ripresa, proprio perché in quell'occasione impegnò tanto Tyson, nessun altro voleva incontrarlo perché ribalta, un certo ribalta, non so se lo ricordi. E uscito dal giro proprio perché era pericoloso, l'ho rivisto combattere in Spagna per $2,500 contro un improbabile campione della Florida, cioè costretto a girare i ring europei per cercare di guadagnare anche poco, anche se $2,500 di 10 anni fa sicuramente avevano un altro valore rispetto ai $2,500 di oggi. Esatto, ma questa è una storia che mi racconti, ma è una storia di tantissimi pugili che ho visto anche in Italia, lo stesso Ecole di Zulu, possiamo fare degli esempi anche nel nostro piccolo di tanti stranieri che sono venuti a combattere in Italia, ma essendo buoni, essendo pericolosi, i manager, gli organizzatori non gli facevano più fare carriera e crescere, e lì si sono fermati, sono stati fermi un anno, 2 anni, poi erano costretti a fare solo gli sparring o messi e quindi quasi a smettere. Infatti la mia proposta è quella di naturalizzare, come avviene in altri paesi, immediatamente i pugili, già anche a livello dilettantistico ma a livello professionistico, che vengono dagli altri paesi, soprattutto dai paesi dell'Africa, perché fisicamente sono predisposti verso il pugilato, lo sanno fare bene. Sumbu Kalambai è il capostipite di questa stirpe e sicuramente anche il vivaio italiano ne trarrebbe benefici, perché come insegna l'attività in Germania, nei paesi scandinavi, in Francia e in Inghilterra, poi ecco, non guardare questi dollari perché erano quelli che forse sarebbero potuti entrare nelle tue tasche. Notiamo la scenografia che usano qui in America queste quattro ragazze. Perché $100,000 dollari con loro sono $100,000 dollari più belli? Diciamo di sì, però quelli nella valigetta sono falsi, sono fotocopie, se no. Notiamo anche come portano i cartelloni le ragazze. Qui in America usano fare molto lo spettacolo, la scenografia è molto importante. Ci sono anche i cantanti rap a questo torneo. Non c'è stata molta affluenza di pubblico, però questa è una riunione che è stata trasmessa in pay per view, ossia bisognava pagare $18 per acquistare i diritti di questa televisione. Ecco, intanto apprezziamo questo bel diretto destro portato da Morris Harris nei confronti di Gerald Nobles, un bel diretto destro, una delle cose piacevoli di questo confronto. E intanto qui abbiamo capito che questo potrebbe essere il pugile sul quale puntare in qualche modo, perché dal punto di vista tecnico è la più attrezzato, molto veloce sulle gambe, l'avete visto anche in questi passettini che ha fatto prima di portarsi fuori misura rispetto all'avversario.
questo è un pugile che se lo insegui gli fai il suo gioco, fai, perché lo lasci scappare a destra e a sinistra. Nobles è lento, notiamo anche gli occhi quando è salito per la terza ripresa, sa già che ha perso questo match, perché ma non posso mica anticipare il verdetto, perché tu lo sai già, tu l'hai visto. Io il match lo vedo per la prima volta. Sì, lo vedi per la prima volta, però ci sono certe cose che leggi sul ring, ci sono certe volte può capitare il colpo a sorpresa. Ah, quindi potrebbe vincere ancora, così come aveva già vinto. Però sinceramente non mi sembra che Nobles sia in grado di vincere questo match. Vediamo, è troppo sicuro, è troppo superiore a Harris. Vediamo anche questo destro, questo gancio sinistro in uscita, ma quello che vuole sul ring. Molto bello questo sinistro, perché è rientrato sui suoi passi, cosa che difficilmente i pugili sanno fare. Sì, il peso massimo è difficile riuscire a vedere queste cose. Questo Harris è veramente completo fisicamente e anche pugilisticamente non niente male. Vediamo che è sicuro, punzecchia sempre col jab, fa quello che vuole sul ring, diciamo è il padrone di questa situazione. Nobles lo sa, va avanti per fare il suo compitino, ma sa che ha perso. A proposito di quello che hai detto delle americanate che vengono fatte anche sul piano organizzativo di quei dollari falsi, io ricordo a una conferenza stampa dopo il match fra Chavez e Camacho, Don King tirò fuori una borsa, dentro c'erano 25.000 dollari, li buttò sul tavolo e disse a Chavez: questi sono per te, ho perso la scommessa, ero convinto che tu avresti perso il match con Camacho, come se il vincitore oltre la borsa ti do altri 25.000 dollari. Allora forse erano falsi anche quelli, perché mai Don King avrebbe regalato soldi ai suoi pugili. Ma forse erano veri, perché 25.000 dollari per Don King sono come per me 10 euro. Chiedilo a Tyson che gli ha intentato causa perché gli avrebbe sottratto tantissimi miliardi. Su questo sono d'accordo con Tyson. Sulle tasse non pagate allo Stato americano. Questa è la fine che fanno parecchi pugili in America. Le tasse bisogna stare molto attenti, perché in America scusatevi, sono un po' impapinato. No, come non si è dice. Che tu ti sei, le hai pagate tu le tasse sulle borse. Devo ancora pagare le tasse, forse per questo mi sono emozionato. Ah, ecco, un po'. Perché un attimino, perché tu hai combattuto per lo più negli Stati Uniti, quasi sempre negli Stati Uniti, quindi. Ma tanto sono tutti soldi tassati all'origine, quindi sarà il tuo di Bella magari a dover pagare le tasse. No, è Paolo Vidos che deve pagare, il commercialista deve pagare anche le tasse. Vabbè, certo, la percentuale. Intanto vediamo, il match sta finendo, non è cambiato molto, Harris ha controllato il match tranquillamente, vediamo questo suo ottimo gioco di gambe, ormai è finito, non penso che ci siano dubbi. Però possiamo fare un consuntivo. Si sono conclusi i quattro incontri dei quarti di finale, anche qui le percentuali non sono altissime, 153 colpi portati, solo 40 a segno, quindi una percentuale che supera appena il 26%. Allora, dei primi quattro incontri, per te abbiamo pochi secondi prima di andare in pausa pubblicitaria e vederci le due semifinali, quali sono stati? Ma ti dirò, a me è piaciuto Harris. E poi è piaciuto anche Thompson. Vedremo se nelle semifinali riusciranno a confermare quello di buono che hanno fatto vedere nei primi match. Quindi c'è la possibilità di vedere i due affrontarsi anche in finale. Ce l'auguriamo, vista la qualità tecnica dimostrata fra i due. Lo sapremo fra pochissimo, subito dopo la. Amiche e amici di Italia 1, eccovi nuovamente collegati con la Taj Mahal di Atlantic City. Siamo giunti alle semifinali del primo torneo riservato ai pesi massimi. Qui con me Paolo Vidoz, campione italiano in carica dei pesi massimi. In origine pugile partecipante, designato fra gli otto partecipanti a questa inedita sfida, alla ricerca di un nome nuovo da inserire nel gruppo che si contende il prossimo futuro della leadership dei pesi massimi. E allora vediamo assieme con Paolo Vidoz quali sono gli incontri delle due semifinali. Nel primo assisteremo al match fra Derek Jefferson e Anthony Thompson, nel secondo si misureranno Morris Harris e Israel Garcia. Allora diciamo subito che Derek Jefferson e Anthony Thompson un pochino si assomigliano, sono due pugili tecnici, forse Jefferson è più pesante, i colpi più pesanti rispetto all'avversario, però anche la mascella un po' più fragile. Sì, Jefferson è l'unico pugile che ha vinto per KO nei quattro match che abbiamo visto finora, notiamo che è un pugile molto forte, fa valere il suo gancio sinistro, invece Anthony Thompson è un tecnico, un mancino, e dovrà stare attento al gancio sinistro. Ecco, questo è Thompson, quello che vedete nelle immagini, Anthony Thompson, 31 anni, è alto, 1,98 m. Sì, è un giusto pugile... per il tuo modo di combattere, no? Che
tu accorci la distanza, parti con i colpi che cercano anche il bersaglio alto. Sì, io sono un pugile abbastanza tecnico, mi trovo meglio invece con i pugili come Jefferson, i picchiatori che cercano di venire avanti portando colpi. Con i pugili tecnici alti che boxano mi trovo non molto bene. Sì, però essendo lento Thompson, quindi ti dà la possibilità di accorciare la distanza, essendo tu un tecnico ti offre un bersaglio facile, poco mobile, e quindi poteva essere... Sì, lo sai, qui a parole sì, beh, chiaro, posso battere chiunque, io posso anche battere Tyson qui, a parole. Però... A parole posso battere anche te, io posso battere te, allora... Però la parola viene data sempre sul ring e solo sul ring viene da contatto. Ogni tanto ci sono anche dei verdetti che lasciano un po' a desiderare, però inutile lanciare sfide di qua di là, ogni incontro ha una storia a sé. Allora, sulla sinistra dell'immagine Derek Jefferson, sulla destra... Anthony Thompson, anche questo incontro è previsto sulla distanza delle tre riprese di 3 minuti ciascuna. Il record di Anthony Thompson è dubbiamente migliore, 17 vittorie, una sola sconfitta, 26 vittorie e 3 sconfitte invece per Derrick Jefferson. Adesso vediamo che inizia il match. La chiave... C'è stata un'interruzione sul collegamento internazionale, un attimo solo. Sì, vediamo che la chiave è sempre simile. Thompson che gira, scappa e cerca e fa scaricare alle prime riprese il suo avversario, e mette l'avversario che cerca di piazzare le sue bordate. Ricordiamo che c'è un gancio sinistro terribile. Quindi sarà un match con Derrick Jefferson sempre all'attacco, Anthony Thompson che combatte da mancino, quindi con il destro proteso in avanti a cercare le corde per chiudere bene sia il viso e coprire anche i fianchi, perché Jefferson fa male anche sotto, e sappiamo benissimo che la sensibilità dei pugili più spesso risiede nei fianchi, sì, e nel bersaglio grosso anziché nel mento. Risiede sotto, però alla lunga distanza potrebbe fare la differenza, un buon lavoro sotto. Sulle tre riprese non so se riuscirà a fare... Però non dobbiamo dimenticare che ne hanno già fatte... Oddio, Jefferson ha vinto prima del limite, però hanno già disputato un match entrambi. Sì, hanno avuto circa dei minuti di riposo, adesso stanno risalendo sul ring. Secondo me la maggiore difficoltà che hanno è ritrovare le energie e la concentrazione per risalire sul ring. Adesso si sono già saliti e vediamo come si stanno svolgendo il match, insomma sono entrati nel vivo della competizione. Tu pensa quanto è difficile, se pensiamo andando lontani nel tempo agli anni 50, Mario D'Agata, campione del mondo dei pesi gallo a Parigi contro Alphonse Halimi. D'Agata, aretino ma residente a Firenze, carburava lentamente, era un diesel ante litteram. Dopo poche riprese, quando D'Agata cominciava a carburare, mancò volontariamente, proditoriamente la corrente elettrica, ci fu un'interruzione di 40 minuti, praticamente D'Agata si era raffreddato, è dovuto rientrare un'altra volta nel match, alla fine ha lasciato il titolo mondiale dei pesi gallo nelle mani di Alphonse Halimi. Quindi esiste questa difficoltà per tutti. Sì, queste sono storie della box che mi racconti. Questi giorni sto leggendo i vecchi boxering e ce ne sono talmente tante di queste storie o di questi aneddoti che veramente la box è uno sport che ha una storia veramente bella. Intanto vediamo come si svolge questo un altro Steca Cajecas nella rivincita in Italia, quando Cajecas era praticamente capo in piedi, mancò la corrente nell'intervallo, un intervallo che si dilatò a dismisura. Quando risalirono sul ring, Cajecas aveva parzialmente recuperato, forse Loris commise l'errore di andargli addosso perché Cajecas faceva veramente male, e lì il match cambiò completamente, e Cajecas, un altro portoricano dalle mani che facevano male, di un male terribile, anche al vederlo, perché quel montante che alzò Steca, ancora me lo ricordo, un pugno che forse ha lasciato il segno. Beh, ha lasciato il segno, però è una scarica elettrica, perché Loris aveva la mascella fratturata, nonostante quel colpaccio e quel salto incredibile Loris continuò a combattere, perché aveva una tempra e un carattere d'acciaio Loris Steca. E intanto si è conclusa la prima ripresa, e mi sembra che il match stia andando così come tu avevi previsto, con Derrick Jefferson sempre davanti e sì, naturalmente il copione è sempre uguale. Thompson che però si difende bene. Secondo me Thompson fa valere sua guardia destra. Questo sinistro indietreggiando. Questo qui l'ha sentito, il destro qui l'ha sentito. Sì, però guarda, è andato col corpo all'indietro. Guarda adesso bene. In qualche modo ha attenuato. Però vedi qui come si piega sulle corde e cerca di recuperare. È anche un pugile molto intelligente.
questo destro l'aveva sentito, però grazie alla sua tecnica e anche alla sua intelligenza sul ring è riuscito a... Nota anche la bella guardia che ha Thompson. Adesso lo centra di nuovo col jab destro, col diretto. È un pugile veramente intelligente. Sì, si prepara la strada con il destro, poi parte il diretto sinistro, non affonda mai i colpi perché non dà mai l'impressione di voler colpire per far male all'avversario. Sì, non è un picchiatore. È schematico, sembra quasi elementare perché fa tutto al rallentatore, no? Però sì, lo fa molto bene. Ecco, non è un pugile schematico come lo sono quelli dei paesi dell'est, che sono rigidi nei movimenti. Qui c'è nella lentezza molta scioltezza anche. Sì, c'è molta fantasia, ma secondo me fa valere la sua guardia destra. Qui, lui è l'unico pugile che combatte fra questi otto che abbiamo visto che è in guardia destra. E i pugili americani vedo che soffrono molto questo tipo di guardia. Anche certe volte che faccio sparring o che mi allenano in palestra, quando mi metto in una guardia un po' tipo stile europeo, europeo dell'est, vedo che soffrono molto. Qui intanto notiamo che sono già stanchi i pugili, però vedremo chi riuscirà a essere il più fresco per vincere questo match. Sì, mi dà l'impressione comunque, per come le cose stanno andando in questa seconda ripresa, che Thompson stia prendendo il sopravvento nei confronti dell'avversario, anche se Jefferson ogni tanto ha qualche sussulto, nel senso che prova ad accorciare la distanza e portare questi colpi larghi che consentono, come avete visto in questo frangente, consentono a Thompson per entrare per linee interne. Esatto, qui abbiamo visto che è entrato con 4-5 colpi, sono colpi che non fanno male perché sono portati in scioltezza, però sono colpi che entrano e fanno punteggio. Adesso vediamo una pausa, l'arbitro, qui gli arbitri americani lasciano correre molto i match e lo schema non cambia, sempre, vediamo un altro diretto sinistro di Thompson e Jefferson che accorcia la distanza, però mi sembra che ormai ha finito la benzina Jefferson. E tra l'altro Jefferson è quello che ha vinto prima del limite, l'unico tra l'altro ad aver vinto nei quarti di finale prima del limite. Ricordo per coloro che magari soltanto in questo momento o da pochissimo si fossero sintonizzati su Italia 1, vi ricordo che stiamo seguendo un torneo inedito e anche anomalo dei pesi massimi. Si sono già disputati 4 incontri di quarti di finale, quindi i vincitori dei 4 incontri si affrontano in semifinale. I primi a salire sul ring, li vedete, sono Anthony Thompson con calzoncini argentati e Derek Jefferson con calzoncini neri. Incontri che si disputano sulla distanza di 3 riprese di 3 minuti ciascuna. E le immagini giungono dalla Taj Mahal di Atlantic City, il grande casinò inventato e costruito da Donald Trump. Sì, è uno tra i casinò più belli di Atlantic City. E la voce che avete appena sentito è quella di Paolo Vidoz, campione italiano in carica dei pesi massimi, destinato in partenza a partecipare a questo torneo prima che arrivasse il divieto o la non autorizzazione da parte della Federazione Pugilistica Italiana. Si è concluso il secondo round e mi sembra che possiamo tranquillamente dire che Thompson a questo punto ha messo il sigillo, a meno che nella terza ripresa non succeda qualcosa. Abbiamo detto che fra i due quello che fa più male è Derek Jefferson, ha un gancio sinistro che se pesca l'avversario si fa sentire, invece è una farfalla, nel senso che tocca senza far tanto male, ma tocca parecchio invece Anthony Thompson. Sì, le riprese sono 3, sembra che sia poco tempo, però vediamo che stanco che è Jefferson. Queste 3 riprese sono molto intense e se non ti sai distribuire le energie con testa perdi subito le forze. Invece vediamo che fresco e lucido che è Thompson, si vede che è proprio concentrato e vuole vincere. Ricordiamo che deve sfamare per 7 figli, quindi $100,000 penso che gli facciano comodo. Gli facciano davvero comodo, perché poi oltretutto mangia parecchio. Detto anche Big Seven, il suo soprannome. Proprio per i 7 figli, per i 7 figli che ha. Bene, ultima ripresa dunque di questa prima semifinale dalla Taj Mahal di Atlantic City. Thompson calzoncini argentati contro Jefferson calzoncini neri, mancino. Thompson sulla destra dell'immagine, il tentativo naturalmente di Jefferson di ribaltare una situazione che per lui si è fatta difficile, ma con questi colpi larghi consente a Thompson di mettere le mani dentro. Thompson tocca addirittura con un paio di montanti, entrare con i montanti nella guardia avversaria è difficilissimo, a Thompson riesce con facilità proprio perché il modo di combattere di Jefferson lo agevola. Sì, ormai Jefferson è scomposto e cerca solo il colpaccio largo che gli potrebbe dare la vittoria per KO,
invece Thompson anche al corpo a corpo, vediamo come giocano con le mani, cercano ognuno di mettere le mani all'interno in maniera di poi di riuscire a portare i colpi per linee interne o per lavorare al corpo o per lavorare al mento. Adesso vedi come si appoggia anche Thompson, è stanco, ormai non ce la fa più. Però vedi Jefferson, agli ultimi due match li ha disputati sulla distanza delle 10 riprese, li ha vinti tutte e due. Per esempio con Sullivan nel 1999 per il titolo della Confederazione Nordamericana del Pugilato, ha vinto il titolo conquistandolo in 12 riprese, quindi è un uomo abituato a fare la distanza. Probabilmente l'intervallo, l'attesa fra un match e l'altro strappa energia al pugile, concentrazione. Sì, se non ti sai caricare, se non ti sai riconcentrare tutto, probabilmente ti spegni e non ti riesci a accendere in solo 3 riprese. Il match sulle 10 riprese ha tutta un'altra storia, ti devi saper gestire ripresa per ripresa, devi monetizzare le energie, insomma, devi centellinare le energie, quindi è un'altra cosa. Ecco, fino a che punto si possa, poi non si sa, perché devi tener conto che c'è di fronte un avversario, non sempre uno può riposarsi quando vuole, perché il momento in cui tu magari non assumi più l'iniziativa, la lascia all'avversario, è il momento in cui le prendi. Ecco, bellissimo questo lavoro al corpo di Thompson, entra in continuazione con colpi stretti e con montanti, ormai penso che l'avversario non ce la fa più, è stanchissimo. Vediamo che ogni tanto fa queste scariche per cercare di mettere qualche gancio pesante, ma ormai la chiave è lì. Vedi come entra molto bene anche con questi montanti interni. Diciamo che ecco ancora il montante da parte di Thompson. Diciamo anche che quando tu sei convinto ancora, di aver vinto il match, non vuoi correre più rischi e pensi anche che a questo punto ti aspettano un lungo intervallo e altre 3 riprese per la finale, dove ci sono quegli $85,000 che tradotto in soldoni sono più o meno 170-175 milioni di lire, insomma. Sì. E suona il gong, si conclude il confronto fra Anthony Thompson e Derek Jefferson. Mi sembra che non ci siano dubbi, no, sul quello che dovrà essere il verdetto sulla vittoria di Thompson. Sì, alzano tutte e due le mani, ma è una specie di pro forma per cercare di, ecco, vediamo chi dice le percentuali. La percentuale anche questa è bassa, vedi, più alta è quella di Jefferson, però quelli di Jefferson sono colpi che non sono assolutamente efficaci, colpi appoggiati, più portati nella confusione che nella schematicità invece di Thompson. Ecco perché io per esempio alle statistiche nel pugilato non credo assolutamente, anche perché qui conta l'efficacia e la pulizia del colpo. Esatto, c'è una chiave di lettura diversa rispetto alle statistiche e ai numeri. Il match del professionista, va anche il match in generale, va letto con la chiave veramente degli arbitri e dei giudici, che giudicano da quello che vedono. Adesso vediamo chi sarà il vincitore. Ma io credo che non ci siano assolutamente dei dubbi, perché possiamo dire che Thompson si è giudicato tutte e 3 le riprese, forse un margine di incertezza nella prima quando Jefferson in avvio è riuscito a toccare, ma ecco qui c'è la conferma, vince quindi Anthony Thompson per unanime decisione dei 3 giudici. Noi ora andiamo in pubblicità e ci risentiamo fra pochissimo con l'altra semifinale, quella che vedrà di fronte Maurice Harris e Israel Garcia, a fra poco da Taj Mahal di Atlantic City. Amiche e amici di Italia 1, siete sempre collegati con la Taj Mahal di Atlantic City, seconda semifinale del torneo dei massimi, organizzato qui nel grande albergo costruito e innalzato da Donald Trump nella capitale del gioco del New Jersey. Sono di fronte Israel Garcia, che vediamo in primo piano, e Maurice Harris. Qui con me Paolo Vidoz, campione italiano dei pesi massimi. Campione italiano che commenta con me queste immagini, che guarda con rammarico, perché visto l'andamento dei match probabilmente Paolone Vidoz poteva portarsi a casa anche i $100,000 che alla fine ci saranno per il vincitore. Intanto vedete Maurice Harris salire sul quadrato ed è il pugile che nei quarti di finale ci ha impressionato di più, naturalmente in maniera favorevole. Sì, è stato il pugile che ha fatto vedere la più bella box, adesso incontrerà questo Garcia, che diciamo è il pugile che mi ha sostituito e ha battuto il primo incontro Tim Witherspoon, e adesso vedremo come si svolgerà questo match. Garcia più giovane e più inesperto, Harry secondo me ha qualità superiori, però vedremo, ogni incontro ha una storia a sé. Però come hanno fatto a sostituire un pugile come te, che rispetto a Garcia tu sei più pesante, oltretutto se fai il pugilato porti tutti i colpi, fai anche male.
Il record mio è di 12-1, invece il record di Garcia è 17-1, quindi abbiamo dei record simili. Insomma, però le caratteristiche fisiche e tecniche sono completamente diverse, anche se in qualche modo Garcia è uno di quelli che prova a portare, intanto lo vedete sulla destra dell'immagine con calzoncini neri, fascia e banda rossa, calzoncini rossi con la fascia e banda bianca invece è Morris Harris. Tu hai detto che hai fatto i guanti con Harris. Sì, ho incrociato parecchie volte i guanti con Morris Harris, ho fatto circa 6-7 volte lo sparring con lui. Le prime volte devo dire che il suo jab mi dava veramente fastidio e faceva anche male. Però poi con l'andare del tempo ho imparato qualcosa da lui e devo dire che andavo anche abbastanza bene. Com'è la vita di un pugile che deve allenarsi negli Stati Uniti? Si fanno molti guanti, eh? Sì, si fanno moltissimi guanti. Lì l'allenamento è considerato, cioè il pugile deve fare sparring duri in continuazione. A me non piace molto, io preferisco prima avere una buona condizione fisica. Bravissimo, intanto scusa, il destro di Harris è giunto a segno. Harris combatte con velocità straordinaria, pur con i limiti degli avversari che affronta, ma la velocità è straordinaria per la categoria dei pesi massimi. Sì, è una velocità doppia rispetto a Garcia, anche come tecnica gli dà, è molto molto meglio. Infatti adesso vedremo come si svolgerà, ma comunque la chiave è sempre questa, Garcia che va avanti e Harris che anticipa col jab e con la sua velocità va fuori dentro e lavora molto bene. Ecco, ti ho interrotto, scusami, parlavi del tuo sistema di preparazione, non ti piace moltissimo quello americano, perlomeno non si confà a quelle che sono le tue abitudini. Sì, io vengo da 10-12 anni in nazionale, sì, lo sparring era importante, però non era una cosa proprio primaria, mentre in America ti capita per fare un match ti fai 50-60 riprese di sparring e alla fine della preparazione arrivi più spento che carico, ossia tutte le botte che hai preso in palestra poi non riesci a tramutare. Bellissimo anche questo anticipo che ha dato Harris. Bello, è proprio molto bello vedere bello, questo montante sinistro. Senti, e questo vuol dire che si fa poca tecnica? Quindi anche quelli che sono i vizi che ti sei portato dal lungo dilettantismo hai potuto attenuarli solo parzialmente? Sì, fai fatica a imparare tutte queste cose. Gli italiani cercano di fartene imparare facendo lo sparring, però secondo me ci vorrebbe un maestro che ti segue molto di più. Io, a me mi allena José Rosario, ma il tempo che mi dedica forse è un po' poco. Invece io il tempo che ho per boxare non è molto, ho 33 anni quest'anno e dovrò stringere i tempi un po'. Ecco, allora parliamo un pochino di più di questo incontro, visto che possiamo mettere in evidenza le qualità tecniche di questo ballerino, quindi quella Sugar in qualche modo può essere avvicinato a Robinson, perché Robinson è ballerino. Ora i cultori del pugilato non ci devono sparare addosso, no? Così come non si spara al pianista. Si conclude intanto la prima ripresa, perché è chiaro che il paragone è improponibile, però a beneficio di quelli che non hanno seguito il primo incontro di Morris Harris, proviamo a ricordare per quale motivo Harris ha preso, cioè nella prima parte della carriera ha subito diverse sconfitte che in qualche modo non legano invece con la sua buona tecnica, perché sì, non era andato a finire nel giro giusto. Esatto, probabilmente ha avuto una gestione manageriale, ha avuto dei manager, dei procuratori che gli hanno fatto incontrare pugili che lui non era pronto di incontrare o era inesperto ancora, e da qui si leggono le sue 12 sconfitte. Io attualmente non credo che ci siano moltissimi pugili a parità di record o anche dei fra i big che hanno intenzione di incontrare Harris, perché Harris è un pugile pericoloso, è buono, lavora molto bene con questo jab, ha dei buoni tempi e quindi insomma a discapito del record è un pugile che lo possiamo tranquillamente mettere fra i primi 20-30 del mondo. Ecco, ricordiamo tra l'altro che contro Chris Baird non era tanto lontanissimo quel giorno, non è tanto lontanissimo perché era il 12 maggio del 2001, è stato sconfitto ai punti in maniera all'unanimità da Chris Baird, che è il campione del mondo dei pesi massimi per la IBF, recentemente ha sconfitto Evander Holyfield, quindi aveva fatto la sua bella figura, aveva concluso il match in maniera dignitosa. Questo torneo di pugilato ai pesi massimi, inedito, contestato anche dalla nostra stessa federazione, che a te non ha concesso il nulla osta, non rispetta l'ortodossia del pugilato, che ha delle esigenze precise, l'hai ricordato anche tu, le 10 riprese sono una cosa e attingono ad una preparazione del match, invece 3 riprese, poi altre 3 dopo una mezz'oretta, poi altre 3 ancora dopo un breve o lungo o medio intervallo se va in finale,
non rispondono certo a questi canoni, no? Sì. Che noi conosciamo. Ecco, però dicevo questo, in passato già aveva provato Don King a fare un altro torneo, ma l'aveva fatto in maniera più corretta. Quando Mike Tyson andò a finire in carcere e quindi venne detronizzato del titolo mondiale nelle varie sigle, Don King mise su un torneo, però dividendo i pugili nelle varie sigle. A una di queste per esempio era interessato anche Francesco Damiani, che doveva essere il finalista eventualmente con Tucker, però i pugili combattevano ogni 2-3 mesi, quindi l'eliminazione diretta e il confronto diretto avveniva a distanza di 2-3 mesi da un match all'altro. Sì, quello era un torneo serio di sigla mondiale. Questo è un torneo, diciamo, io l'ho definito quasi per un pugno di dollari, un torneo da circo. Qua i pugili si incontrano, l'unico interesse che hanno è quello di vincere i $100,000. Qui intanto notiamo l'ottimo lavoro che fa Harris al corpo, fa veramente quello che vuole, sopra, sotto, lega, esce, è un pugile che è veramente superiore. Ecco, allora tu avresti dovuto affrontare Harris. Sì, Harris sarebbe stato... Garcia ha combattuto al posto tuo, ha battuto al posto tuo Witherspoon. Ecco, allora tu che match avresti fatto mentre sta concludendo la seconda ripresa? Ma tutti mi hanno consigliato con Harris di andare avanti, di lavorare, di accorciare la distanza e poi di lavorare al corpo sopra e sotto, no? Però in questi giorni stavo discutendo anche con mia moglie e io invece avrei... Tua moglie fa il consigliere? Sì, il mio consigliere personale. No, assiste anche lei. Qualche volta ti mena? Sì, qualche volta no, lei mi assiste sempre quando sono negli sparring negli Stati Uniti, quindi lei mi conosce abbastanza bene, quindi anche lei è stata una sportiva, ha giocato una nazionale di calcio, faceva i 100 e 800 metri, quindi viene dallo correva sport. Correva più di te, sicuramente correva più di te. Sì, questo è sicuro. E io invece con Harris adotterei un'altra tattica, non quella di correre e di inseguirlo, ma quello di giocare un po' d'attesa, senza entrare nel suo gioco, quello di correre dietro, di cercare di tagliare la strada, cercando di giocare sul tempo. Queste sono tutte teorie, perché Harris ha un jab che è velocissimo e pungente, poi sul ring le tattiche, le cose lasciano sempre stare magari... Ecco, tu però fai riferimento alla tattica da adottare sulle 3 riprese, oppure se tu dovresti affrontarlo sulla distanza dei 10 tempi, perché sui 10 tempi uno come lui agile devi accorciare la distanza per lavorarlo ai fianchi, lavorarlo sotto, togliergli proprio l'agilità nelle gambe e anche la velocità di braccia. Sì. Se tu giochi sul tempo alla distanza con lui sulle 10 riprese può essere una tattica pericolosa, perché arriva prima lui. Sì, probabilmente questo hai ragione, però bisogna vedere anche le chiavi di lettura, sono diverse. A me, io sono un pugile molto aggressivo, mi piacerebbe fare un conto sulla media distanza. Sono d'accordo con te, però bisogna vedere anche quello che ti fa fare l'avversario e come Sicuro. Si comporta l'avversario. Intanto vediamo la superiorità anche qui. Beh, di questo è improponibile, questo è improponibile, credo che non ci sia assolutamente margine di confronto fra te e Israel Garcia. Questa è una vetrina per Harris, vediamo che fa quello che vuole, riesce a mettere i colpi che vuole, anche se ogni tanto qualche colpo se lo prende anche lui, perché è un pugile che gli piace combattere con le mani a basse. Sì, vuole provocare, c'è sempre questa testa che è leggermente protesa in avanti, che per un certo verso è importante perché un pochino la incassa fra le spalle, quindi la protegge dai colpi, sì, dai ganci, però nell'altro modo la avvicina anche all'avversario. Sì, ecco, con te sarebbe pericoloso. Sì, è un po' una maniera di sfida questa, quando combatti con le mani basse. Qui però è entrato molto bene, scusami, qui è entrato molto bene, sì, con questi due colpi messi dentro. È un piacere vedere Harris che combatte in questa maniera, però vedi che ogni tanto qualche gancio destro, ormai questo Garcia non fa né male né pericoloso, però è sempre un pugile che ti riesce a mettere qualche colpo, anche qui il gancio sinistro, diretto, destro. Harris dovrebbe stare più attento a non prendere questi colpi. Adesso c'è di fronte Garcia, ma se avrebbe di fronte un pugile che fa più male, le conseguenze non sarebbero queste. Tanto vediamo che anticipa, va fuori, va dentro, gioca, gira, fa veramente quello che vuole Harris, è bello da vedere. Questo jab è velocissimo, pungente. E quindi nemmeno questo ti ha fatto cambiare opinione, nel vedere la facilità con la quale comunque Garcia accorcia la distanza, non trova la misura, perché non ha i colpi, bellissimo interno, il colpo in uscita di Harris. Diciamo, neanche questo ti ha fatto cambiare idea, il fatto che comunque lui si avvicini sulla media distanza, anche se poi nella limitatezza tecnica non ottiene grandi risultati.
Sì, secondo me bisogna sempre anticiparlo. Quando un pugile è più veloce di te, non so se è più veloce di me Harris, però è molto rapido. Lottiamo, è bellissimo da vedere questi colpi, questa sicurezza che ha. Però sicuramente bisognerebbe dargli molta pressione e lavorare molto con la velocità. Però mi guarderò le cassette che ho fatto con lo sparring con lui e dopo deciderò la tattica. No, ma vedo, ripeto, peccato che la gente non possa vederti perché le tue mani sono in continuo movimento e in qualche modo anticipi i colpi che Garcia vorrebbe mettere, ma che comunque rimangono solo nelle intenzioni. Si è conclusa la terza ripresa, l'abbraccio fra i due, l'abbraccio anche di Israel Garcia, mi sembra che sia anche la testimonianza di quanto è successo sul ring, la soddisfazione per aver concluso il match in piedi, e credo che questo sia alla fine quello che conti di più, no? Sì, Israel Garcia, sentivo quando faceva i commenti nella dressing room che si preparava, era convinto di vincere, era abbastanza gasato, ma questa è una particolarità dei pugili americani che si gasano, si vogliono autogasare, dicono io vincerò, io ti spaccherò, però poi sul ring la parola è sempre ai pugni. Ora diamo un'altra volta la linea alla regia, fra pochissimo ci ritroveremo sempre da Atlantic City per la finale tra Morris Harris ed Anthony Thomas. Amiche e amici di Italia 1, eccovi dunque all'ultimo collegamento con la Taj Mahal di Atlantic City, finalissima tra Thompson e Harris del torneo dei pesi massimi. Anthony Thompson sta per salire sul ring, dovrà affrontare per portarsi a casa $100,000 Morris Harris, altrimenti dovrà accontentarsi dei $15,000 che gli vanno attribuiti perché è al terzo match. E al terzo match del torneo, $5,000 per incontro, in finale si arriva al terzo incontro, e questi invece Morris Harris, $15,000 che sono invece fumati sicuramente per Paolo Vidoz, che qui è con me a commentare questa finale. Paolo Vidoz, riassume velocemente, doveva essere lì al Taj Mahal di Atlantic City per partecipare al torneo, non ha avuto il nulla osta, mi dispiace per lui, ma io anch'io personalmente ritengo che un pugile, un campione d'Italia non possa prestarsi a partecipare a questi tornei, però devo dire anche che è stato un peccato per lui perché dopo la sconfitta in agosto proprio lì alla Taj Mahal meritava di risalire sulla ring immediatamente anche per prendersi qualche rivincita e confermare a questi americani che sicuramente vale i finalisti di questo torneo e soprattutto anche per $100,000 in palio, ricordiamo che sono 200 milioni, è una cifra notevole. Qua la finale sarà molto interessante, diciamo che Thompson è un po' la scoperta di questo torneo, la novità, perché non era dato favorito in nessuna carta. Io quando dovevo partecipare a questo torneo ero dato come favorito 15-1, praticamente uno doveva puntare $15 su di me e ne vinceva uno, invece Harris era il favorito. Insomma, forse il contrario, giocava $1 per vincerne 15. Oh, sì, perché, sì, no, perché altrimenti giocare $15 e vincere uno vuol dire che non avresti avuto quota. Esatto, ma era... Nemmeno Tyson ai tempi d'oro aveva una quota così bassa. No, quindi sbagli, mi sembra che proprio ero dato sfavoritissimo per questo torneo, ma questo era il mio vantaggio perché la gente non sapeva del mio record da dilettante, di 140 incontri con oltre 100 vittorie, quindi io veramente potevo fare la differenza e ti dirò $100 me li puntavo questa volta su Vidoz. Però Atlantic City non si può scommettere legalmente sul pugilato. Allora, assistiamo a questo confronto, è iniziato il match di finale fra Morris Harris e Anthony Thompson. Anthony Thompson è sulla destra dell'immagine, guardia destra con calzoncini argentati con fasce banda nera, invece calzoncini rossi con fasce banda bianca, ma questo è un dettaglio in più per Morris Harris. Dovrebbe essere un incontro in punta di fioretto fra due tecnici. Esatto, ognuno dà le sue caratteristiche. Thompson fa valere che è un mancino scorbutico e sa boxare bene, aspetta. Invece Harris approfitta della sua velocità, però il colpo migliore che va col mancino di solito è il destro e il gancio sinistro, e vedremo come saprà giocare. Sarà veramente un incontro di punta. Intanto Harris di destri ha già messo a segno un paio. Diciamo anche che trovandosi di fronte ai due lungagnoni, più vicini ai 2 metri che al 1,90 m, il match comunque si disputerà quasi tutto. Vediamo le fasi iniziali dopo il primo minuto, premette sulla media distanza, perché essendo due incontristi uno dei due si deve muovere. Esatto. Allora fra i due, essendo il più veloce Morris Harris, dovrebbe essere lui a tentare
di assumere l'iniziativa, anche se al centro del quadrato c'è Anthony Thompson. Notiamo la calma con cui attende Anthony Thompson e blocca tutti i colpi di Harris, che è velocissimo, però ormai si vede che sono i pugili, si conoscono di cassetta, si conoscono di nome, e quindi hanno studiato con i loro maestri all'angolo veramente le tattiche, le controtattiche da usare. È un match molto interessante questo. Ecco il destro, è rientrato prontamente Thompson sull'attacco a vuoto di Harris, e bel destro di Harris che prova a doppiare, ma qui commette l'errore di fermarsi, di non chiudere l'azione, ed è centrato dal due mani di Thompson. E dobbiamo dire che rispetto agli altri match l'impressione è che Thompson ci metta un pizzico di cattiveria in più. Non è un picchiatore, non ha la potenza nelle mani, però un briciolo di cattiveria in più c'è. È un cattiveria e anche intelligenza. No, guarda la guardia che accorta, che cerca veramente di stare molto attento al diretto destro e al gancio sinistro di Harris. Infatti il sinistro è sempre molto alto. Esatto, e come distanza è una distanza un po' più lontana rispetto a quella del jab di Harris, e quindi non gli dà lo spazio per portare il jab. È veramente un match molto interessante. Qui vediamo ancora che lavora, è veramente bello da vedere questo match, è un match molto interessante, intelligente anche. Tra l'altro dobbiamo dimenticare che Morris Harris è più veloce e quindi dovrebbe giocare moltissimo questa carta, però al tempo stesso l'ha dimostrato questa prima ripresa, se non riesce a colpire, se si ferma sui colpi, Harris è vittima della reazione dell'avversario. Nota come Thompson sì, sta di fronte all'avversario, però non lo segue, non gli corre dietro come facevano i primi avversari di Harris. Fa il suo gioco di attendista e qui sta studiando veramente bene l'incontro. Non cade nel gioco di Harris, ma fa il suo gioco, ossia quello di attendere, e sebbene Harris è più veloce, fa valere la sua tecnica. Però visto il finale della prima ripresa, se Harris combatte sulla distanza, sfruttando la velocità, e qui intanto rivediamo i $100,000 che andranno al vincitore, dice Paolo Vidozzo che questi sono falsi, altrimenti queste quattro bellissime ragazze sarebbero scappate con l'addetto alla security, sì, molto probabilmente. Ma andiamo subito alla seconda ripresa. Se il match, dicevo, Harris lo fa come nel finale del primo round, sulla distanza e sfruttare la sua velocità, credo che per la lentezza di Thompson sia difficile inquadrare il bersaglio. Potrebbe essere questa una chiave del match. Sì, io la prima ripresa la darei leggermente a Harris, però proprio leggermente. Adesso vediamo come si svolgeranno le altre riprese. Bello, bello, bellissimo questo doppio sinistro di Harris. Sì, 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 però anche Thompson qui ha subito un montante. Ha subito montante da parte di Harris. Ora bisogna vedere se l'ha portato dopo il break dell'arbitro oppure no. L'arbitro chiede se ha recuperato, probabilmente l'ha portato dopo. Probabilmente è stato anche un colpo sotto, però difficilmente verrà ammonito Harris. Ma per me l'ha preso anche sopra, perché speriamo ci facciano vedere le immagini al replay. Vediamo che c'è sempre rispetto tra i pugili che si salutano dopo. È una fase di studio questa, lavorano molto col jab, col fioretto. Questo Thompson dà l'impressione che non lo muovano nemmeno le cannonate, perché nei tre match che abbiamo visto, e questo è uno molto calmo, tranquillo. Un pugile solido. Harris anche deve guadagnare questi $100,000. Harris ha 4 figli, Thompson 7. Qui ci sono in palio 11 bocche da sfamare. Senti, tu quanti ne hai? Ti sei sposato da poco, quindi siamo ancora da poco, ci stiamo pensando. Sai pensare, ma fate velocemente, perché qui, visto, arrivano in finale quelli che hanno fatto tanti pugili, perché evidentemente, cioè tanti pugili, tanti figli, poi ci auguriamo che siano pugili anche loro, se lo vorranno. Dico, fare figli fa bene, evidentemente dà tranquillità, poi anche la necessità, come dicevi tu, di sfamarli costringe e convince a lavorare di più. Sì, ti dà una carica in più per quando devi lavorare in palestra. Adesso vediamo che grinta che hanno questi pugili, ricordiamo che si giocheranno $85,000. È finita anche la seconda ripresa, il match è lì proprio, non saprei a chi dare maggiore. Beh, diciamo che in questa seconda ripresa evidentemente Harris non riesce a boxare sulla distanza, sì, quindi non riesce a tenere a bada quantunque veloce il suo avversario, e quindi è costretto a accettare anche gli scambi. Sì, non fa quello che vuole come i primi incontri, che aveva avversari più lenti di lui e che andavano avanti senza criterio.
questo Thompson sta facendo un match veramente intelligente e lavora anche sui sbagli di Harris. Quando Harris porta un colpo e rimane fuori o non esce subito, c'è subito la replica di Thompson che gli mette i suoi colpi. Però è un tipo molto sveglio questo Harris, ha visto, parlava con l'arbitro, l'arbitro ovviamente lo riprendeva per quel colpo portato dopo il break, ha un viso che piace, ispira simpatia, sempre allegro, sorridente, quando l'arbitro è arrivato gli ha fatto l'occhiolino, guarda la telecamera in un certo modo, insomma è uno che sa vendersi meglio, ecco, che vende bene il suo prodotto. Ora mancano tre minuti decisivi per stabilire chi si porterà a casa $100,000, chi invece si porterà a casa soltanto $15,000, all'incirca 30 milioni, e c'è chi invece 30 milioni li ha visti svanire nel nulla, come Paolo Vidoz, che è qui accanto a me per commentare l'atto conclusivo di questo inedito torneo dei pesi massimi di Atlantic City al Taj Mahal, costruito da Donald Trump. E su questo ring Francesco Damiani nel 91 ha perso il titolo mondiale dei pesi massimi nella versione WBO, titolo in suo possesso, e qui Paolo Vidoz ha subito l'unica sconfitta della sua carriera, quasi tutta americana. Sì, ho perso con Zurite Slap, il mio avversario non aveva quasi mai vinto prima del limite, però era un pugile che ha un ritmo altissimo e infatti poi sono scoppiato di fiato. Intanto qui vediamo che non scoppieranno di fiato questi due pugili, perché c'è in palio troppo per loro e ci danno veramente il massimo per riuscire a vincere questo torneo. Se ci fossero i figli dei due pugili a bordo ring, la vittoria andrebbe a Thompson, perché avrebbe forse avrebbe più chiasto come tifo, avendo 7 figli contro i 4 come tu hai già ricordato. Intanto, sebbene sono solo 3 riprese, qua già verso la terza ripresa i pugili cominciano a essere un po' stanchi e devono tirare fuori veramente le unghie per cercare di vincere, di fare qualcosa di più dell'avversario. Harry sta girando, però non sta lavorando più tanto come le prime riprese, sta cercando, pensa di aver vinto e cerca magari di mantenere un po' il... Beh, a questo punto qualcosa in più deve fare per cambiare il match Anthony Thompson, quindi da questo punto di vista Harris ha perfettamente ragione, rischiare magari di compromettere un match che invece è lì, è un match lì. Secondo me fino adesso il match è veramente pari, non so a chi lo dovrei dare. E anche vediamo questi attacchi scomposti di Harris, non riesce più a fare quello che faceva le prime riprese. Questa è la testimonianza che è stanco. Sì, 9 riprese in una serata sola, insomma. Però non ne sa approfittare nemmeno Anthony Thompson, perché di fronte un tecnico, di fronte a un avversario che arriva, che ti rincorre così in maniera scomposta, dovresti provare a toccarlo. Invece Thompson non ha tirato sulle braccia una volta. Ormai penso che le energie si possono contare con col contagocce. Ecco, adesso vediamo un'azione a due mani di... Non ha più la rapidità dei primi incontri, però tirano fuori le unghie per... Sì, però quando a 30 secondi dalla fine tu metti anche quel montante come colpo più efficace, fai qualcosa in più dell'avversario, alla fine i giudici non possono che andare dalla tua parte. Sì, adesso vediamo come si svolge ancora l'incontro, vediamo questi ultimi fatti. Vedi, l'unico che prova a muovere le mani e a metterle dentro nella finale è ancora Morris Harris, è la più giovane di tutti, 26 anni. Sì. Se non ha problemi di tenuta riesce a mettere, e tanto finisce il match, alte le braccia per Morris Harris. Anthony Thompson non si scompone, perché non è certo un pugile molto spettacolare. Vediamo che addirittura Thompson dice all'avversario: hai vinto tu, sei tu il vincitore. No, sta chiamando l'applauso del pubblico, penso $100,000, penso ha detto che... Se tu si abbracciano, perché c'è sempre rispetto fra i pugili dopo l'incontro. Adesso vediamo chi verrà segnato il verdetto. E in attesa di questo verdetto io mi auguro di rivederti presto sul ring per un match vero, perché questo come spettacolo ci può anche piacere, ma non è il pugilato ortodosso quello che piace a noi, quello che è secondo la tradizione. Noi ti vogliamo rivedere presto sul ring, ma vi auguriamo la buonanotte. Con il pugilato ci ritroveremo e risentiremo fra prestissimo.